Mi sono appena accorta di avere un punto nero supremo. Supremo! Lo aspirerà? È una cosa orrenda. Ciao a tutti, oggi sono completamente struccata, ho appena finito di fare la doccia perché ho pensato di andare a provare con voi questo aggeggio che ho comprato su Amazon qualche giorno fa. È un aspiratore di punti neri super recensito. Ho preso quello con il rapporto qualità-prezzo migliore, costa circa 29 euro. Vi metto il link in info box se si rivelerà un buon prodotto e quindi adesso vedremo se funziona. Perché io ho un'ossessione per i punti neri, cerco sempre metodi, fai da te, maschere, prodotti per rimuoverli. Quindi vediamo se questo aspiratore per punti neri funziona. E ho visto dei video su YouTube e fa un po' paura perché proprio li aspira come un aspirapolvere, quindi aiuto. E insomma, se volete più video dove io provo prodotti strani, insomma, del web, mi raccomando, lasciate un like per questo video. Fatemi sapere nei commenti quali altri prodotti strani potrei provare sul mio canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi, mi raccomando, il vostro sostegno per me è importantissimo. E ultimissima cosa, se non mi seguite su Instagram, vi lascio qua le mie pagine. Adesso ne ho anche un'altra, oltre ad Ariana Spink, c'è Spink Up Beauty, che è una pagina nuova dove ci saranno un sacco di sorprese, soprattutto per voi. Quindi adesso è privata, ma fate la richiesta e io man mano aggiungerò tutti quanti. E direi che possiamo iniziare. Innanzitutto volevo farvi vedere il contenuto della scatola perché sono rimasta molto stupita che per 29 euro sia così piena di aggeggi, accessori vari. Questo è l'aspiratore, tra l'altro è molto carino anche il design. Poi dentro c'è libretto di istruzioni, dentro ci sono anche in italiano. Una confezione con dentro tutti gli accessori per rimuovere i punti neri anche manualmente e questi li avevo, ma alcuni ne ho persi, quindi mi fa piacere riaverli perché anche questi funzionano un sacco. E anche la sacchettina per contenerlo. Ciao! Kabuki, sei curioso di questo aggeggio? È un aspiratore per punti neri. Allora, se vedete del vapore è perché prima di provare l'aspiratore per punti neri sto andando ad aprire i pori e potete farlo o vedete fumo e potete farlo appunto o con una pentola che portate a bollore e poi vi mettete sopra la pentola. Scusate, ma il vapore non è proprio piacevolissimo perché è caldo. Oppure con delle mini saune tipo questa qui. Che ho preso anche questa su Amazon, che in 2 secondi appunto fa uscire il vapore ed è molto efficace. Ad esempio, io non riesco a stare con la testa sulla pentola perché mi soffoco, invece questa la potete puntare proprio dove avete i punti neri. Oppure, se non avete tutto ciò, fate una bella doccia calda e usatelo dopo una doccia. Comunque, l'importante è che i pori siano belli aperti. Così i punti neri usciranno più facilmente. Tra l'altro, qua sul tavolo ho anche il kit per fare le unghie a casa. E quindi, se volete il video sul semipermanente, commentate con hashtag semipermanente e così lo farò. Non ho mai provato a fare le unghie a casa, quindi proverò per la prima volta con voi. Io qua sto insistendo per aprire i pori perché i miei punti neri sono molto profondi. Solitamente faccio fatica a rimuoverli. Ok, ora dovrei avere bene i pori aperti. Vediamo se si vedono i punti neri nella videocamera e poi facciamo il prima e dopo. Ne dovrei, qua dallo specchio vedo che ne ho parecchi sul mento. Ne ho anche un po' sul naso. Ah, ecco, qua posso aumentare l'intensità, provo al massimo. Ah, non fa male per niente, eh? Anche se ho l'intensità massima accesa, pensavo fosse più doloroso. Beh, ah, sicuramente sta aspirando perché il tappino si sta riempendo di schifezza. Volete vederlo? Poi ve lo faccio vedere. Mio Dio, schifo! È una cosa orrenda. Orrenda. Cambiamo zona per un po' perché il mio mento si sta arrossando un sacco, ma è normale. Passiamo al naso. Allora,
allora, cioè, mentre si passa sembra che non stia facendo niente, perché non è che non fa male e non è che si vede esattamente che spariscono magicamente. Però poi se si guarda il tappino e si vede lo schifo che c'è dentro, lo schifo, vuol dire che sta pulendo. Bisogna passarlo però un po' di volte, non basta una passata e via. Poi nelle istruzioni dice dall'alto verso il basso, però ho visto vari video e diceva che funzionava meglio al contrario. Infatti anche io sto notando che mi sembra che li aspiri di più al contrario. Hanno messo quegli aggeggi, questi qua, perché magari questo aspiratore li fa andare un po' più in superficie oltre a eliminarli, e poi con l'aggeggino si rimuovono. Il mio sogno sarebbe passare questo aggeggio tipo su quei ragazzi che hanno tutti quei punti neri, soprattutto i maschi adolescenti che hanno quei punti neri belli cicciosi tutti a vista. E viene voglia di passargli questo robo in faccia. Voglio eliminare tutti i punti neri, tutti. Mi sono appena accorta di avere un punto nero supremo, supremo. Guardate qua. Lo aspirerà? Boh. Mi sono appena accorta di avere un punto nero supremo, questo qua. Vediamo se lo aspira. Che schifo, l'ha eliminato, l'ha tolto, non c'è più, cioè ora è rosso, però non c'è più il punto nero. Wow! Sono rossissima, poi considerate che io ho la pelle abbastanza sensibile, quindi mi basta toccarla e diventa rossa, e quindi ovviamente la situazione rossore è questa. Ora aspetto che passi il rossore e poi vediamo il prima e il dopo, quindi vi faccio vedere quello che è rimasto nel tappino, che è quello che ha aspirato. Se non volete vedere schifezze andate avanti di qualche secondo, se no pronti. Una cosa troppo schifosa! Beh, che schifo! Beh, non so se si capisce la quantità di roba schifosa che c'è nel tappino. Intanto per far passare il rossore applico un po' di tonico alla calendula di Kiehl's, che è un tonico proprio calmante, per i rossori è perfetto. Non brucia, meno male. Tra l'altro il tonico è sempre bene passarlo dopo avere dilatato i pori, perché va proprio ad astringerli. Ok, il rossore è praticamente passato, santo tonico alla calendula, e vediamo il prima e dopo. Io comunque la pelle la sento molto liscia, pulita, quindi sensazione buona. Allora, sono ancora un po' rossa, guardate qua, avevo tutti i puntini bianchi e non ci sono più. Punti neri, vi assicuro che allo specchio sono di meno. Il naso ho fatto più fatica del mento perché sono un po' più duri. Comunque, allora, sicuramente aspirare ha aspirato, anche perché avete visto lo schifo che c'è dentro. Però, sinceramente, lo stesso Kabuki sta correndo. Lo stesso livello di schifezze lo avrei potuto eliminare con questi uncini, che tra l'altro si trovano sempre nel kit, comodissimi, ma questi uncini li vendono anche separatamente per pochi euro, sempre su Amazon o insomma li trovate un po' ovunque. E quindi non so se effettivamente aprire i pori con la sauna facciale e l'uncino equivale ad aspirarli con questo, probabilmente sì.
Diciamo che per 29 euro è un prodotto sicuramente molto completo, perché ha 6 testine, oltre a pulire i pori e le testine anche massaggianti, effetto lifting, ha tutti gli uncini, quindi sicuramente rapporto qualità-prezzo valido. E se vi aspettate che sia la magia, che quindi passandolo, wow, la vostra pelle sarà completamente senza punti neri, ni, perché comunque le magie non esistono. Però magari usandolo con costanza, sicuramente la pelle sarà molto molto più pulita. Fatemi sapere nei commenti voi solitamente come rimuovete i punti neri dal vostro viso, che metodo utilizzate. E niente, io vi mando un super mega bacio e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!